Allora, io vi vorrei giusto fare un minimo di storia dell'elettronica, giusto qualche punto chiave fissarlo, perché la fine dell'Ottocento è il momento in cui viene identificato l'elettrone, Thomson, guardate gli esperimenti al Cavendish Lab, e i primi dispositivi elettronici nascono praticamente pochi anni dopo. Questo è il tubo, il diodo vuoto, un tubo vuoto cosiddetto. Praticamente un dispositivo che funziona come un diodo. Quella è un'ampolla che assomiglia molto alle lampadine dell'epoca, un'ampolla con un vuoto, insomma un gas più o meno neutro. Il catodo viene riscaldato ed emette elettroni per effetto termoionico, c'è un campo tra catodo e l'anodo, l'altro elettrodo, gli elettroni vengono raccolti all'anodo che ha una tensione positiva. Quindi c'è un passaggio di corrente in una direzione, nell'altra direzione non vengono emessi elettroni perché l'elettrodo non è riscaldato e quindi non può aversi passaggio di corrente. E questo è il primo dispositivo. Praticamente pochissimo dopo, questo altro inventore americano classico, di gente che all'epoca il sistema di brevetti c'era da poco negli Stati Uniti e questi sono dei campioni della brevettazione in quegli anni. Questo tal De Forest aggiunge un elettrodo in più, vedete la fotografia assomiglia moltissimo, un'altra valvola, come chiamiamo in italiano, insomma, valvola, un tubo a vuoto, aggiunge un elettrodo in più che fa da modulatore della corrente e lo chiama Audion. O triodo, insomma, il nome Audion fa già pensare a quello che per lui è lo sviluppo commerciale. L'Audion serve ad amplificare il suono. Okay? La banda di funzionamento è una banda interessante per l'audio e chiaramente poi comincia una causa legale forte tra loro due perché di fatto il primo non riconosce che il dispositivo del secondo sia una grande invenzione. Pensa che sia soltanto una piccola variazione rispetto a quello iniziale. Con queste due cose nascono i primi dispositivi elettronici e commercialmente la prima rilevanza dell'industria elettronica, ripeto, concentrata al momento sulla comunicazione di voce, audio, cioè un po' prima semplicemente l'amplificazione del suono, poi anche i collegamenti telefonici. Dei semiconduttori non si parla, il semiconduttore arriva più o meno ad essere studiato in modo approfondito per le proprietà di trasporto più o meno negli stessi anni, ma ancora è qualcosa che attiene, come dire, alla fisica di base, insomma si cerca di capire le proprietà di base, ma ancora si è molto lontani dalle applicazioni. L'effetto semiconduttore è stato osservato per la prima volta da Faraday, c'è un passaggio in cui in pratica lui nota che c'è un certo tipo di materiale in cui la conduzione migliora quando il materiale viene scaldato, no? E in pratica quello che succede è che quando il materiale, i semiconduttori, vengono scaldati, si liberano coppie elettroni lacune e quindi ci sono più portatori liberi capaci di condurre corrente elettrica. L'elettronica basata su tubi a vuoto ha un progresso notevole, è responsabile praticamente della maggioranza delle invenzioni nel settore e dello sviluppo industriale nel settore fino a metà del secolo scorso. Le radio a valvole, le televisioni bianche e nere a colori, le prime escono con tubi a vuoto come dispositivi di amplificazione, la telefonia a grandi distanze, prima la telegrafia e poi la telefonia coast to coast negli Stati Uniti avviene tramite amplificatori realizzati con valvole. Poi a un certo punto crolla tutto perché cambia, c'è un forte cambiamento di tecnologia. Uno dei cambiamenti, beh, in questo caso veramente storici, che in realtà capitano, come dire, raramente. Nasce la cosa con l'invenzione del transistore nei laboratori Bell, Bardeen, Bratton e Shockley nel 1948. La cosa è interessante perché insomma, nella storia quello che
succede che chiaramente il funzionamento del transistore è simile a quello del tubo a vuoto, no? Dell'audio, praticamente lo si può utilizzare come amplificatore, chiaramente funziona tanto peggio, perché c'è comunque qualche decina d'anni di investimento nelle valvole, questi funzionano piuttosto male all'inizio. Bell, laboratori Bell fanno il brevetto sul transistore, lo tengono un po' lì, non sanno che farsene, e a un certo punto lo mollano a una industria giapponese piccolina che comincia a farci le radioline. Radioline a un transistore. E sono queste le prime applicazioni. La transistor radio, siamo a metà anni 50, questo produttore giapponese era Sony, è piccolo all'inizio, e poi amplificatori audio per apparecchi acustici. Un'altra applicazione semplice, basta un transistore per amplificare un segnale, insomma facile, sono sicuro che, come dire, amplificatori con un transistore avete visti in corso di laboratorio di elettronica. Queste erano le prime applicazioni e rimane un pochino confinato lì, diciamo la grande industria non sente il bisogno della cosa. Quello che cambia tutto è che pochi anni dopo c'è un'altra invenzione prettamente tecnologica, ma che cambia totalmente il modo di fabbricare i transistori e che consente uno sviluppo che abbiamo visto negli ultimi anni, ed è la realizzazione del circuito integrato. Ci sono due signori, Kilby e Noyce, erano entrambi a Fairchild, mi pare, in quel momento, Fairchild Semiconductor, una delle prime industrie semiconduttori nate nella Silicon Valley dopo l'invenzione del transistor. Che cos'è un circuito integrato? È un circuito elettronico completo, quindi transistori, resistenze, condensatori e collegamenti, realizzato su un unico tassello di silicio tramite un procedimento che assomiglia molto a una stampa, tecnologia di stampa in senso molto lato. Qua non so esattamente che livello di dettaglio conoscete la cosa, però rimane bene raccontarla così. Quindi c'è questo procedimento di stampa che dal punto di vista industriale è enormemente vantaggioso, perché si fa come il processo funziona adesso, si realizzano queste mortadellone enormi di silicio, no? Questi lingotti, come si chiamano. Attualmente la tecnologia corrente ha dei lingotti che hanno un diametro, quindi alti circa 2 metri, con un diametro di 30 cm, e vengono affettati in fette di circa un millimetro, che vengono processate per ottenere dei circuiti integrati che, nel caso più grande, se prendete un processore quad core Intel, sarà 2 cm quadri, quindi alcune centinaia di chip si fanno su ciascuna fetta. Questa è una cosa che consente, nonostante il costo del processo sia molto molto alto, di ottenere un costo unitario significativamente basso e quindi competitivo. Il primo circuito integrato è del 58, era fatto di 6 transistori, quindi molto molto semplice, è giusto una dimostrazione del processo, però funziona. Kilby ce l'ha fatta a prendere il Nobel nel 2000 per l'invenzione. Noi sapete, Nobel per la fisica, Nobel viene dato a un vivente, no? Quindi insomma non è arrivato vivo, diciamo, al momento in cui l'invenzione è stata riconosciuta. Nonostante sia un'invenzione tecnologica, però l'idea soltanto di realizzare con un processo di stampa tutto il circuito fu rivoluzionaria, fu percepita come rivoluzionaria al momento, ed è quello che ha causato il grande incremento di numero di transistori messi su singolo chip che abbiamo visto negli ultimi 50 anni. Fino a questo momento si tratta di bipolari. MOSFET, transistore a effetto di campo, viene dimostrato negli anni 60. Il principio c'era già nell'aria dai primi del secolo, addirittura prima con i primi esperimenti sui MOSFET, non primi del secolo esagerato, ma poi negli anni 20 c'è qualche prima idea di utilizzare un
MOSFET, ma di fatto non si riesce a realizzare decentemente. Sperimentalmente c'è un problema per cui c'è una difettosità talmente grande nei materiali che i difetti schermano completamente l'effetto di campo indotto da gate e non si riesce a modulare la corrente. Negli anni 60 la cosa comincia a funzionare e le cose migliorano, no? Quindi nel tempo che cosa è successo? Da fine anni 70 la tecnologia per produrre i MOSFET è migliorata talmente tanto che i MOSFET hanno cominciato a soppiantare i transistor bipolari e adesso hanno relegato i transistor bipolari veramente a ruoli, cioè, totalmente marginali, cioè meno dell'1% dei transistor totali adesso bipolari. E questo grafico, volevo far vedere la legge di Moore, ne avete sentito parlare un sacco, quest'anno è il 50° anniversario, quindi ci sono state, cioè se ne è parlato sulla stampa più che normalmente. La cosa è interessante come predizione, perché praticamente Gordon Moore, che all'epoca era il presidente di Intel nel 65 aveva una dimensione media, okay, una media società nata comunque da pochi anni, un gruppetto di 8 persone che erano scappate prima da Shockley Semiconductors, poi da Fairchild, avevano fatto una società nuova per conto loro, si chiamava Intel. Fa questa presentazione e dice: "Bah, nel 59, guardate il grafico a destra, nel 59 abbiamo messo 2 alla 0 transistori su chip, nel 62 ne abbiamo messi 2 alla 3, nel 63 ne abbiamo messi 2 alla 4, nel 65 ne abbiamo messi 2 alla 5, nel 66 ne abbiamo messi 2 alla 6. Se continuiamo questo passo, non vedo motivo per cui non possiamo raddoppiare ogni anno il numero di transistori e andiamo in questa direzione." Questa è la legge di Moore. Cioè, la favola della scacchiera dei chicchi di riso, non so se qualcuno se la ricorda. Quello che è successo nella pratica è che questa predizione è stata leggermente corretta, era comunque, diciamo, ottimistica per come la metteva lui, perché poi alla fine erano arrivati solo a 32, no? 2 alla 6. Molto ottimistica per come la mettevano, è stata leggermente corretta. Da un raddoppio ogni 12 mesi, diciamo, si è passati a un raddoppio ogni 18 mesi oppure ogni 24 mesi, però di fatto, io ve la vorrei far vedere qua, questa è come è andata, questa è dal 2005, e vedete, abbiamo il transistor per die, quindi transistori per tassello, per circuito integrato, in funzione degli anni. Vedete, i primi verdi sono i punti di Moore, della previsione iniziale, e poi è come è andata successivamente, quindi la pendenza è un po' calata. A un certo punto, intorno agli anni 2000, addirittura entrata in funzione, cioè in produzione, un meccanismo di litografia, una tecnologia nuova di litografia, la pendenza è salita. Questo è un grafico fermo al 2005, ma è continuato senza che la pendenza si riducesse più per 50 anni. Quindi potete immaginare che cosa è successo. Siamo adesso a qualche miliardo di transistori su chip. Un tassello che è sempre un paio di centimetri di diametro. Il tassello un po' è cresciuto, ma non tantissimo. Quello che è aumentato in modo molto molto forte è la densità per centimetro quadro. E va bene. Poco dopo quegli anni comincia a nascere la possibilità di realizzare circuiti un poco più complessi, e soprattutto in logica CMOS, come si dice, cioè utilizzando dei MOSFET. Primo risultato importante è il microprocessore Intel 4004, quello è del 70, è un processo PMOS, cioè quindi transistori MOSFET di tipo P. Ci sono 2300 transistori, lunghezza di gate 10 micron, frequenza di clock 100 kHz, e questo era 3 mm per 4 mm, anche piccolo come tassello. Il capoprogetto in Intel di questo microprocessore era Federico Faggin, che anche poco tempo fa, a ottobre, è venuto qua a Pisa, no? A prendere il premio Fermi della Società Italiana di Fisica. E da lì più o meno a che cosa serviva questo primo microprocessore? Lo vendevano per fare la Pocketronic. La Pocketronic è una calcolatrice Texas Instruments, questo è un gioiello dell'epoca, 1 kg, 4 operazioni, ok?
Quindi c'è la tastierina, vabbè, io ero nato, no? Quindi c'è la tastierina, che è questa, e poi c'è, non c'è un display, c'è una strisciolina di carta che vedete, vedete dove vengono stampati i numeri, e poi dietro quella cosa nera dietro è il contenitore della scheda dove sono i circuiti. D'accordo? Era circa $150 il costo, cioè il moltiplicatore dal 71 al 2013 è 5,77, quindi siamo su $800 $850 dollari attuali. Questo è. E da lì in poi quello che è successo è che si è continuato a ridurre le dimensioni, come vi ho fatto vedere, per far stare sempre più transistori sul chip. Per quale motivo? Perché di fatto, approssimativamente, ma con un'approssimazione molto buona, la capacità di calcolo dipende dal numero di transistori, è proporzionale, con buonissima approssimazione. Ci sono dei salti logici, perché a volte ci sono dei salti, diciamo, questa proporzionalità quando c'è un cambiamento forte delle architetture, ma di fatto più transistori riesco a mettere, più capacità logiche riesco a inserire. Questo è il primo fattore. Poi c'è un secondo fattore, che transistori più piccoli sono più rapidi, non c'è un tempo di quindi accensione e spegnimento del transistore decresce con il decrescere delle dimensioni. E l'altra cosa che è diventata al momento prevalente è il fatto che al decrescere delle dimensioni il singolo transistore consuma di meno. Questo è fondamentale, perché se io metto tanti transistori sul chip, ho bisogno che il singolo transistore consumi meno, tanto quanto aumenta la densità, perché altrimenti otterrei, come dire, una divergenza nella potenza dissipata sul tassello, no? Quindi avrei bisogno di soluzioni per raffreddare il chip sempre più complesse. E la regola per molto tempo è andata avanti con questa regola di scaling di Dennard era un scienziato di IBM all'epoca, che aveva proposto come procedere per effettuare lo scaling, e in qualche modo la sua proposta, che è stata di fatto accolta dall'industria, è durata fino agli anni 90, era quella di fare uno scaling a campo costante. Quindi di far ridurre le tensioni di alimentazione in modo proporzionale alle lunghezze, far ridurre la lunghezza, lo spessore e la larghezza dei transistori in modo proporzionale, esattamente lo stesso fattore, come le tensioni di alimentazione. Anche la tensione soglia del MOSFET doveva variare come dello stesso fattore, e questo garantiva di fatto un aumento della frequenza di switching, una frequenza clock applicabile, quindi proporzionale allo scaling, quindi ridurre di un fattore 2 mi avrebbe consentito di aumentare di un fattore 2 la frequenza, mantenendo costante la potenza dissipata per unità di superficie, quindi mantenendo costante la potenza dissipata complessiva. D'accordo? Questo scaling è andato avanti molto molto bene, di fatto però poi c'è stato un problema negli anni 90 legato al fatto che non si poteva ridurre della stessa ragione la tensione di alimentazione. La tensione di alimentazione dei primi circuiti CMOS era 5 volt con lunghezze, fate conto, di 10 micron. Quando si arriva a 2 micron con una tensione di 1 volt, per esempio, bisogna cambiare scaling, perché non si può scendere con la tensione di alimentazione moltissimo a causa della difficoltà di, tecnicamente si dice, mantenere margini di rumore, cioè garantire che poi il livello di tensione venga effettivamente conservato. La cosa dello scaling è interessante, perché teoricamente e in linea di principio è bella come idea, ma il punto è quanto è mantenibile, no? Quanto si può mantenere. Ora, se guardate la letteratura tecnica, negli anni 80 c'è scritto, ragazzi, dopo sotto mezzo micron non ci sono, come dicono, diminishing returns, cioè c'è una convenienza che si riduce, si spende tanto per ottenere molto poco, non conviene andare sotto il 0,5.
Negli anni 90, che è più o meno quando mi sono laureato io, sotto 0,25 non è più conveniente, sicuramente è impossibile sotto 100 nanometri, no, sotto 0 micron. E mi ricordo, io mi sono laureato nel 92, ai tempi della tesi stavo, cioè, la letteratura che si leggeva dava questo, 100 nano è il limite fisico invalicabile. Nel 2000 era diventato 50 nano, qualche anno fa era diventato 10 nano, tenete presente il processo che va in produzione l'anno prossimo è 14, okay, quindi dall'impossibilità si è passati a una cosa che in pochi anni, qualche introduzione, come variazione in più, si è passati effettivamente a uscire sul mercato con quel tipo di soluzione. Questo ve l'ho già fatto vedere prima. Faccio vedere che cosa è successo, no? Specialmente negli ultimi anni. Questo è il transistor 013, okay? 013 ne è di fine anni 90, no? 98 più o meno. Questo ragionando su Intel, non è per fare pubblicità, ma di fatto sono ormai da tempo un'industria che introduce per prima processi più avanzati, quindi conviene fare riferimento a quelli. Quello è un transistore 013, vedete il processo cosiddetto 013, la lunghezza di canale in realtà era 70 nanometri già all'epoca, e è un transistore del tipo che si può raccontare, no? Tipo in classe, cioè si vede in source and drain, destra e sinistra, ci sono degli stanziatori, no? Da contatto di source e drain alla regione di canale, dove quella regione dove c'è la freccia lì rappresenta la lunghezza del canale vero e proprio, lì sotto quella freccia c'è il canale, l'ossido e poi in quel caso lì era ancora polisilicio per fare gate era polisilicio drogato, okay? Questo è il diciamo un MOSFET normale, nel senso che se avessimo visto un MOSFET con lunghezza di canale 2 micron sarebbe stato praticamente identico. Questo è fine anni 90, okay, questo processo, questo in realtà è questo qua, 013 70 nanometri, quindi 2001, questa è introduzione in commercio, stiamo parlando di 14 anni fa. Assomiglia a quello di 20 anni fa, non c'è tantissima differenza dal punto di vista strutturale, chiaramente è di dimensioni molto molto ridotte. A un certo punto quello che è successo è che lo scaling, la riduzione delle dimensioni è completamente cambiato, sono stati introdotti materiali nuovi e geometrie nuove. In pratica gli elementi fondamentali sono il silicio strained, cioè stressato, tirato, alterando il cristallo del silicio per modificare la reazione di dispersione del materiale e modificare quindi le proprietà di trasporto. Questa è proprio una modifica diretta alla relazione di dispersione del materiale cristallo. Nel 2003 questo è stato introdotto. Nel 2007 è stato introdotto un altro processo, High-K Metal Gate, cioè è stato sostituito l'ossido di silicio con un altro ossido, un altro dielettrico, in particolare un dielettrico con una costante dielettrica più alta. Attualmente si usa ossido di afnio, che ha una costante dielettrica intorno a 20, l'ossido di silicio a 3.9. Questo a che cosa serve? Questo consente di riuscire ad avere, a parità di capacità per unità di superficie, uno spessore 5 volte più grande per riuscire a sopprimere la corrente di perdita attraverso il gate, che stavano diventando fondamentali, stavano diventando importanti. Per mettere l'ossido di afnio, l'altra cosa che si fa e che comunque dà un altro vantaggio è mettere il gate in metallo invece che in poli. Gate in metallo invece che poli è una cosa, come dire, intrinsecamente più pratica nel principio, dal punto di vista tecnologico è stato un incubo e nel 2007 di fatto il processo è uscito commercialmente e adesso così si fa. Quindi adesso MOSFET dal 2007, MOSFET non ha l'ossido di silicio come ossido, ha ossido di afnio e non ha polisilicio come gate, ma ha
un metallo, una sequenza di strati di metallo di tipo diverso. La cosa, diciamo, da un certo punto di vista è sorprendente, perché l'unico motivo per cui il silicio, il motivo principale, ma per cui il silicio è stato scelto come semiconduttore per realizzare MOSFET, è che aveva l'osso di silicio buono. Il primo transistore, quello di Bardeen, Bratton e Shockley, vi ho fatto vedere l'invenzione iniziale, era in Germania. La tecnologia dei transistori è stata in Germania per i primi anni, finché a un certo punto si è deciso che l'ossido veniva meglio in silicio, è un ossido nativo con un numero minore di difetti, che era particolarmente importante per fare MOSFET, e c'è stato questo spostamento netto da Germania al silicio, per cui il silicio è diventato il semiconduttore principe, il materiale principe per l'elettronica. E di fatto l'ossido non c'è più. È stato, cioè, un elemento rivoluzionario, ha consentito di arrivare a 45 nanometri di spessore. Il primo processo in cui è stato introdotto è stato il 45 nanometri. 2011 è invece entrato in produzione il MOSFET verticale, il cosiddetto FinFET. Adesso entriamo un pochino nel dettaglio. Cambiata la geometria, non più planare, ma tridimensionale. Vediamo un pochino in dettaglio il discorso del silicio stressato. Di fatto che cosa si fa? Guardate, questa è veramente una modifica delle proprietà del materiale. Si vede semplicemente, cioè, facendo conti di banda del materiale, che il silicio sottoposto a strain modifica chiaramente la posizione delle bande, e in particolare si riduce la massa efficace di elettroni e lacune in modo da alzare la mobilità. Alzare la mobilità vuol dire aumentare la corrente, aumentare il guadagno a parità di altre condizioni, e quindi poter a parità di tensione andare più veloce, a parità di corrente ridurre i consumi. Questo è stato il risultato principale. E di fatto il processo viene fatto in modo diverso: si fa uno stress di tensione sul silicio del canale dei MOSFET di tipo N, si tira, e invece si fa uno stress in compressione nel canale di tipo P, perché uno ha un effetto sulle bande degli elettroni, l'altro ha un effetto sulle bande delle lacune. Cosa che colpisce è che in generale c'è stata sempre una preferenza con i CMOSFET e gli NMOSFET, perché gli elettroni hanno una mobilità nel silicio nativa più alta delle lacune, un fattore 2-3 a seconda del drogaggio, per cui si ottiene un guadagno più alto a parità di potenza, diciamo. E di fatto con processi attuali, da quando si fa silicio strain, direi più quelli più moderni che i primi, praticamente fanno in modo che elettroni e lacune abbiano esattamente la stessa mobilità. Quindi di fatto non c'è una preferenza per gli uni o per gli altri. Okay? Il dielettrico serve per ridurre il leakage. Però vi volevo fare questa foto per farvi rendere conto perché il dielettrico è critico e perché il leakage è critico. Nella figura a sinistra, okay, per voi, vedete una struttura MOS, metallo, ossido, semiconduttore. In realtà il metallo è polisilicio nella struttura a sinistra. E lo spessore a cui si era arrivati nel 2007 per l'ossido era 1,2 nanometri. Okay, 1,2 nanometri vuol dire pochi monostrati atomici, okay, fate conto 4 all'incirca. Okay. E nonostante il gap dell'ossido di silicio sia elevato, sono 8 electron volt, e comunque lo spessore è talmente piccolo per cui l'attraversamento per effetto tunnel cominciava a sentire. Per lo scaling bisognava ridurre tutto, no? Quindi ridurre ancora lo spessore degli ossidi. Di fatto, c'è un articolo nella letteratura scientifica dell'epoca disperati, no? Non ci si farà mai, non si può scendere sotto il nanometro. In parallelo c'era uno sforzo notevole per andare su materiali ad alto K,
perché appunto consentono di aumentare molto lo spessore. In realtà hanno gap più basso, per cui non è automatico che il leakage si riduca, insomma, però il materiale opportuno fa sì che si riesca a ridurre fortemente il leakage, la corrente di perdita. Questo è stato uno sforzo molto importante dal punto di vista scientifico, perché il problema fondamentale era la difettosità del materiale. Si creavano difetti all'interfaccia che non si sapevano trattare, non si sapevano capire, non si sapevano eliminare, e che erano degli stati localizzati che si riempivano o si svuotavano e che in pratica schermavano gran parte del campo. Questo era il problema fondamentale. E in parallelo Intel e Texas Instruments sono arrivati alla soluzione. Di questa cosa ricordo molto molto forte, perché io stavo lavorando in quel periodo nel cercare di caratterizzare questi difetti. Facevamo proprio delle simulazioni chimiche per cercare di capire dove fossero questi difetti, dove fossero posizionati i livelli di energia e come si potesse fare per eliminarli. E lì stavamo cercando di usare degli esperimenti elettrici per caratterizzare, per capire i livelli di energia attraverso una misura di rumore nel trasporto attraverso questi ossidi, e per poi vedere come eliminarli. Di fatto, mentre noi cercavamo di mandare fuori un paper importante per noi quantomeno, dove risolvevamo una parte di questo problema, è uscita Intel con la notizia che avevano risolto tutto, no? Quindi, in realtà, vabbè, poi alla fine c'erano idee carine, il paper è andato bene, è stato citato, ma conosciuto, però effettivamente non stavamo lavorando su materiale migliore. Questo è un problema quando si lavora su cose su cui lavora anche l'industria: se tu non hai il materiale buono, loro ce l'hanno, se lo tengono, come dire, molto, molto segretamente custodito, poi c'è il rischio di risolvere problemi per un materiale che non è quello diciamo, più interessante. Va bene. Invece interessante, l'ultima cosa che vi volevo dire su questo aspetto dello scaling: cosa è successo poi negli ultimi anni. Questo è il 2011, esce il transistor 3-gate. Okay, è così il 22 nanometri. Se comprate un microprocessore diciamo realizzato dal 2014 in poi, lo trovate così. 22 nanometri è all'incirca la lunghezza di canale. Il transistor è fatto con una pinna, si chiama infatti FinFET la struttura. Il gate, l'ossido gira intorno, il gate gira intorno. Il trasporto avviene praticamente più per volume che per superficie, perché di fatto c'è un effetto di confinamento quantistico notevole, per cui di fatto se guardate la funzione degli elettroni, al picco nel mezzo, no? Di fatto non aderiscono la densità di stati non aderisce totalmente alla superficie, più centrata nel mezzo, ed è questo era un processo Intel. Attualmente, proprio nell'ultimo anno, Samsung è uscita con un processo analogo, anche TSMC, che è una grande fonderia Taiwan che fornisce tante società nel settore dei semiconduttori che sono cosiddette fabless, cioè che progettano i chip ma poi fanno fare a terzi. Per cui di fatto è diventato il processo più importante per la logica, ok? Per circuiti digitali ad alte prestazioni. E questo più o meno ha consentito di arrivare di superare diciamo il miliardo di transistori sul chip. Ok? Questo è diciamo l'accelerazione degli ultimi anni. Guardate che è molto molto diverso. Se prendete una foto di un transistor, vi fate vedere questo film, te lo confrontate con uno diciamo degli anni 80, non sembra neanche parenti, effettivamente la somiglianza non si vede. Queste cifre qui sono legate a far vedere, io direi probabilmente l'unico numero che vi voglio segnalare, perché è interessante, costa una fabbrica attualmente. Una fabbrica attuale costa su 5 miliardi. Questo 5 miliardi in dollari. Questo perché? Perché
la capacità di produzione deve essere tale da poter effettivamente rendere conveniente la produzione del singolo chip. Però fa anche capire che c'è stato bisogno di una concentrazione notevole, no? Una forte concentrazione, ormai i produttori sono ridotti, gran parte della produzione è in Asia, che per qualche motivo, specialmente Taiwan, Corea del Sud, Singapore, hanno investito tantissimo nell'infrastruttura produttiva, e quindi tenete presente che adesso a Taiwan si fanno la metà dei chip del mondo, secondo me vengono fatti là. La metà della produzione è in centimetri quadri, okay? viene fatta da Taiwan. Non in valore, perché comunque ancora le cose di maggior valore le fa Intel, le fa per lo più negli Stati Uniti, però in termini di tasselli di silicio, metà di tutta la produzione mondiale è a Taiwan. Questo dal punto di vista, come dire, europeo è importante, perché negli anni abbiamo perso abbastanza dal punto di vista della produzione, non abbiamo perso molto dal punto di vista della progettazione, però chiaramente non sono mai situazioni di regime, no? Non sono mai situazioni stazionarie. Quando la produzione si sposta, diciamo, poi c'è anche il rischio che a seguire si sposti anche la parte come dire, di maggior valore della progettazione, della ricerca, eccetera. Questo è un, diciamo, un rischio ed è un aspetto su cui, diciamo, chi lavora nel settore in Europa sta cercando di combattere, di prendere un po' di misure. Dunque, io non so quanto mi è rimasto ancora, volevo quando finisce tutto, volevo giusto, ci siamo quasi, vero? Se mi date anche solo 10 minuti mi bastano, se va bene, poi vi racconto un po' di altre cose, ma giusto vado velocissimo. Giusto un accenno a cosa può succedere e cosa c'è da fare ancora. Perché attualmente, diciamo, tutto quello che è stato fatto tra virgolette con il silicio. Gli ultimi progressi che vi ho raccontato sono sempre la tecnologia del silicio. Se notate, è del silicio in senso lato stavolta, perché c'è un forte introduzione di materiale nuovo, il silicio viene stirato, viene cambiato, ci si aggiunge nell'EP, ora non vi ho segnalato, ma si aggiunge il germanio dentro, si fa una lega di silicio germanio in realtà per migliorare la mobilità delle lacune. L'ossido non è più di silicio, il transistore non è più planare ma è verticale, quindi variazioni ce ne sono state tante. In parallelo c'è un lavoro notevole di studio di nuovi materiali che possano sostituire il canale del silicio. E si va dai semiconduttori più tradizionali, tipo semiconduttori 3-5, tipo arseniuro di gallio, arseniuro di indio, eccetera, che hanno mobilità nettamente più elevata del silicio, e c'è una ricerca notevole in corso anche all'interno dell'industria per cercare di inserire un sottile strato di arseniuro di gallio, per esempio, tra il silicio e l'ossido, in cui far passare gli elettroni a mobilità maggiore. Il problema, come vi potete immaginare, sono interfacce, chissà che succede là, come cercare di renderle meno difettose possibile. È proprio un problema di capire che tipo di difetti nascono e come si eliminano. Okay? E l'altra cosa che viene in parallelo è cercare di studiare materiali totalmente nuovi. Ora, nella mia attività di ricerca, la nostra attività di ricerca è concentrata sia sugli uni sia sugli altri, sia tecniche per modificare, si dice, rendere, migliorare le prestazioni che si possono ottenere, sia materiali alternativi. Io non ho detto come facciamo questo noi, ma noi siamo dei teorici in pratica, nel senso che studiamo praticamente costruiamo a questo punto, per queste dimensioni, al calcolatore i dispositivi atomo per atomo e cerchiamo di capire le proprietà di trasporto, le proprietà di conduzione e come le proprietà di conduzione sono legate alle prestazioni che può avere il sistema completo.
ed è un lavoro che ci ha, come dire, costretto spesso a cambiare pelle, perché di fatto, specialmente adesso che si usano materiali diversi che hanno interfacce tra di loro non naturali, diciamo, non ovvie, la cosa ci costringe a analizzare le proprietà delle interfacce con metodi di chimica quantistica, in cui si cerca di capire il legame, esattamente dove si piazzano, qual è il legame, quali sono le configurazioni di minore energia, e chiaramente facciamo collaborazione con dei chimici perché diciamo, è importante, l'interdisciplinarietà si fa bene con più discipline, non facendo tutto da soli, diciamo. E poi, e non solo, ma poi nascono proprietà inaspettate, perché i materiali hanno proprietà diverse che vanno capite anche dal punto di vista fondamentale. E da lì pian piano andiamo su e cercare di capire le prestazioni che si possono ottenere. Okay? Il grafene è un materiale che ci ha tenuto impegnati parecchio negli ultimi anni, e ne avete sentito parlare perché insomma ha fatto notizia per vari motivi. I primi esperimenti di conduzione nel grafene sono nel 2004, gli scienziati che hanno fatto questi esperimenti nel 2010 hanno preso il Nobel per la fisica. Il materiale ha delle caratteristiche interessanti dal punto di vista elettronico, ha una mobilità molto elevata che può arrivare a 10 alla quarta centimetri quadri su volt secondo a temperatura ambiente su un buon substrato. Tenete presente che il silicio è intorno a 10 alla terza, e il silicio in un MOSFET, quindi uno strato molto piccolo con un gate sopra eccetera, arriva intorno a 100 centimetri quadri su volt secondo. Insomma, c'è una costrizione delle bande di espressione dei fononi e la rugosità della superficie che porta la mobilità a circa un centinaio. Interessante il grafene perché ha proprietà simmetriche per elettroni e lacune, e è sottile uno strato atomico. Cosa interessante, vi ho raccontato dello scaling, se riesco a ridurre a uno strato atomico di dimensioni verticali, riesco a scalare parecchio anche le altre dimensioni. Quindi è interessante per provare ad andare sotto i 10 nanometri. Okay? È anche relativamente economico. Le bande sono mostrate là in figura. C'è un problema, si vede guardando le bande, non ha gap. Ci sono quei 6 punti nella zona di Brillouin in cui la banda di conduzione tocca la banda di valenza e di fatto non ha gap. E questo è un guaio, cioè, diciamo, è un problema fondamentale. Perché è un problema? Perché ha trasformato completamente le regole del gioco. Ormai le regole del gioco, per chi fa ricerca in elettronica grafene, è come faccio a mantenere la mobilità del grafene decente, buona, elevata, che è l'unico vantaggio reale che ha il grafene, oltre allo spessore direi, però aumentando il gap. Ed il gap va aumentato, perché se pensate a come funziona un MOSFET, quando se guardiamo il profilo della banda di conduzione e valenza, funzione della posizione, source, canale e drain, in un MOSFET interdetto, off, le bande hanno questo andamento. Quindi di fatto a che cosa serve il canale? Il canale serve nello stato off a bloccare la conduzione. Okay? Se il gap è piccolo, per tunneling interbanda gli elettroni arrivano dal source al drain, non si riesce a spegnere il dispositivo. È tutto lì. E infatti i transistori in grafene non si spengono. Se non si spengono, non servono niente. Okay? Con un gap un po' più alto si può spegnere, perché è il gap che fa da barriera. Okay? È il gap nel canale che fa da barriera. E questo problema, diciamo, no, all'inizio non era stato colto totalmente, di fatto poi è stato evidenziato, e ci sono diverse tecniche, diverse proposte negli anni sono state fatte per riuscire a introdurre un po' di gap e risolvere questo problema. Tenete presente che se andate a vedere facendo conti per bene, guardando l'accoppiamento elettrone-fonone nel materiale, guardando come si modificano, come sono tipicamente le bande di dispersione per elettroni e per fononi, c'è una correlazione forte tra gap e mobilità. Cioè, in generale, il materiale che ha gap più alto ha le masse più grandi, le masse efficaci più grandi e ha la mobilità più piccola. Quindi aumentare il gap e mantenere la mobilità costante, anche dal punto di vista del principio, okay, è una sfida, perché
c'è una correlazione forte tra anticorrelazione forte tra ghetto e mobilità. Una tecnica, chiaramente, vi potete immaginare è quella di fare un confinamento laterale, no? Se confino lateralmente gli elettroni, alzo le energie e quindi alzo le energie degli elettroni, di conseguenza abbasso quelle delle lacune, separo e riesco a introdurre un gap. Questa tecnica è bella da far vedere, una figura, prendo un nanotubo di carbonio, lo anzippo, come si dice, lo apro, come fosse un baccello, no? Apro così e ottengo una striscia, un nastro. Nella pratica la cosa più interessante è, con procedimento litografico, partire un foglio grafene e impressionarlo, tagliarlo in modo da ottenere dei nastri. È una cosa anche più interessante dal punto di vista della produzione possibile. Ci sono esperimenti belli in cui si riesce a far vedere che, mettendo un canale fatto con nastri di grafene, la conduzione, la corrente si modula molto bene. Vedete, questa è una corrente in funzione della VG, che si chiama transcaratteristica di un FET. La modulazione della corrente è evidente, cioè si vede che il dispositivo si spegne. D'accordo? Il problema è che non si riesce... Non si riesce a spegnere in modo sufficientemente efficace. Ve lo mostro così, faccio vedere anche un modo, cioè il modo tipico in cui lavoriamo. Questo è una cosa che per i nostri standard ha avuto un buon successo, un'analisi di questo tipo di dispositivo. Noi facciamo con un software di simulazione di dispositivi elettronici atomistico, cioè atomo per atomo, che abbiamo sviluppato qua a Pisa, cominciato a fine anni 90, quindi ormai sono 15 anni di lavoro, ed è un distribuito open source, quindi è scaricabile. Se qualcuno vuole giocarci, vides.nanotica.com, e ci sono tutti i video di istruzioni, c'è la documentazione, c'è effettivamente tutto il codice da scaricare, un modulo Python. E allora che cosa si fa? Guardate, questo è il gap del nano ribbon, del nastro di grafene, in funzione del numero chirale, che è proporzionale alla larghezza, il numero di atomi che ci sono per larghezza. Vedete, oscilla. Guardate, 12,0, 14,0 e 16,0, quei punti in arancione, hanno un atomo di differenza in larghezza nel nastro, un atomo di carbonio in più uno dell'altro, e hanno il gap che varia in modo molto forte. Mezzo elettronvolt, un quarto elettronvolt, tre quarti elettronvolt. Allora, piccola prova, no? Allora, prendiamo un nanoribbon di un tipo, di ciascuno di quei tre tipi, mettiamolo dentro un transistore e vediamo come va. Fatto, il codice ci consente di fare questo, lo facciamo. Queste sono le caratteristiche di trasferimento: corrente tensione, scala semilogaritmica e scala lineare. Vedete, le variazioni sono notevoli. Il 14,0, che è quello che è il gap più piccolo, praticamente non si spegne. Cioè, che vuol dire? Quando provo a metterlo off succede la cosa che avevo detto all'inizio, cioè tunneling interbanda, che mi fa passare corrente quasi come se fosse acceso. E questo è un atomo di differenza in più o in meno. Il problema qual è? Cioè, un problema non è soltanto pratico, è fondamentale. Cioè, nel medio-lungo termine non si prevede di poter avere il controllo a livello di singolo atomo in produzione, e quindi mi troverei a dover gestire una dispersione enorme, che chiaramente non è promettente. Devo dire che questo risultato qui ha avuto successo, è stato molto molto citato come lavoro, ed è dato una botta negativa alla ricerca sui nanoribbon, perché di fatto è diventata, diciamo, minoritaria e secondaria. C'è un altro problema sui nanoribbon critico, che si vede andando a vedere l'accoppiamento elettrone-fonone. Questa è una cosa effettivamente inaspettata. Vedete qua, in questo grafico, vedete la mobilità in funzione della densità di elettroni per unità di superficie nel nastro, in funzione, come parametro, della larghezza del nastro. Quindi i punti gialli sono il piano di grafene, il nero è un nastro largo 10 nanometri, poi circa 5, circa 2,5, circa 1. D'accordo?
Circa 1 è quello che serve per avere un gap di circa mezzo elettronvolt, sono quelli che vi ho fatto vedere prima, no? Ci sono circa un nanometro larghi, ed è almeno mezzo elettronvolt mi serve per riuscire a spegnere il dispositivo. D'accordo? Però guardate che succede alla mobilità. Quella è la mobilità intrinseca, quindi è la mobilità dovuta soltanto allo scattering elettrone-fonone nel grafene. Quindi è una mobilità che non si può, è intrinseca, perché a temperatura ambiente quella c'è. Poi ci sono altre cause di scattering, che possono essere difetti, eccetera. Quelli in principio posso pensare di eliminarli. No, se lavoro a temperatura ambiente, no, lo scattering con fononi non lo elimino. Che succede in questo caso? Quello che succede è che di fatto, quando si riduce le dimensioni laterali, c'è una modifica delle condizioni a contorno, quindi cambia le reazioni di dispersione sia di elettroni sia di fononi. Se si guarda il fattore coupling di elettroni e fononi, cresce in modo molto pronunciato, per cui il tasso di scattering aumenta, la mobilità crolla. E vedete, si passa da, diciamo, qui arriviamo a 1 milione perché è grafene sospeso. Prima aveva detto 10.000 come mobilità per il grafene in centimetri quadri per volt secondo, perché quando lo appoggiate su un substrato comunque c'è un'interazione col substrato che abbatte la mobilità. Però rispetto a quel valore, eliminando l'accoppiamento col substrato, si va a finire quando la larghezza è circa 1 nanometro, una mobilità di circa 800 centimetri quadri su volt secondo, quindi non più, diciamo così, interessante, è fortemente ridimensionata. Per cui, diciamo, l'uso dei nanoribbon è una tecnica che di fatto, oltre a richiedermi un controllo atomico, poi mi abbatterebbe la mobilità talmente tanto da non rendere la cosa conveniente. Ma questo è un tipo di esempio che vi mostro per fare due cose, e che devo dire anche un po' diciamo, fanno parte del modo di lavorare quando si va a vedere questioni fondamentali, però con l'idea di cercare di ottenere un'applicazione pratica di queste cose. Perché io vi ho fatto vedere prima, il transistore funziona, okay? Il principio di funzionamento esiste, il problema fondamentale è che è totalmente... E che le prestazioni sono enormemente peggiori di quello che già c'è. Cosa fondamentale quando si lavora su concetti molto nuovi, ma per un'applicazione pratica, è che devo anche verificare che le prestazioni di quello che vado a ottenere siano migliori di quello che c'è già, no? E quello che c'è già ha prestazioni impressionanti adesso. Per cui gran parte del nostro lavoro è anche andare a vedere a esplorare materiali nuovi, meccanismi fisici nuovi, vedere se si possono utilizzare, ma anche con taglio negativo. Cioè, noi proviamo a dire, ok, cerchiamo di essere enormemente ottimistici, supponiamo che dal punto di vista tecnologico tutto sia superabile, no? Prendiamo un materiale perfetto, un dispositivo perfetto, e vediamo se in quelle condizioni può dare prestazioni migliori di quelle che posso ottenere realisticamente ora o tra qualche anno con la tecnologia attuale. Se la risposta è no, è chiaro che poi in condizioni subottime il messaggio dal nostro punto di vista è abbandonare questa strada, perché questa strada così com'è non va, bisogna modificare. Se invece le cose sono promettenti, ancora non vuol dire niente, perché c'è tutta una serie di difficoltà, come dire, tecnologiche da realizzare, però almeno possiamo dire che in principio la cosa funziona. E, esempi di questo tipo ne avrei tanti, ma insomma mi portava a battere il punto e lasciarvi. Grazie per l'attenzione.